Madonna mia, non cadere. Non ho più l'età per fare queste cose io, basta. E ciao a tutti ragazzi, come Figgeriti che vi parla. E quest'oggi ragazzi siamo qua in questo nuovissimo video, perché appunto una cosa avete... In quel punto andremo nuovamente a utilizzare l'Xbox Series S e andremo a vedere come l'Xbox Series S, ma anche la Series X che non ho perché siamo low budget, quindi abbiamo la Series S, sia diventata una specie di computer da gioco e non solo, grazie all'ultimo aggiornamento di Microsoft Edge. Prima di cominciare però signori vi ricordo subito di lasciare subito un bel like di supporto, perché sto per morire, i polmoni li ho persi per fare quella roba che avete visto alla intro. E se non volete perdervi nessun nuovo video tech di cose varie, esperimenti, mi raccomando iscrivetevi anche al canale, che è una cosa importantissima, e farete felice il sottoscritto. E adesso basta però, passiamo subito alla Xbox per vedere come Xbox Series S sia praticamente diventata un computer nel senso pieno. Sì, siamo capiti. Prima di continuare ci tenevo a precisare che l'idea per questo video mi è venuta dopo aver visto un video di Linus Tech Tips, dove praticamente andava a fare la stessa cosa che faremo noi oggi. Però ho detto cazzo è troppo bello, non posso non farlo in italiano, e quindi eccomi qua a farvi vedere le cose. Per trasformare però la nostra Xbox in un computer ci servono le solite periferiche da gaming. Per prima cosa ci servirà un mouse degno di ogni gamer, qualcosa che farebbe invidiare qualsiasi giocatore. Il mouse migliore, il più incredibile, il più potente di tutti da gaming, coi LED più belli. Il grandissimo, mitico, unico e inimitabile mouse della Mars Gaming. E poi abbiamo la tastiera della Acco, la mia solitissima tastiera. E quindi ora che ho collegato sia mouse che tastiera alla Xbox, se vado a muovere, come potete notare, nella home non succede niente. Infatti non abbiamo né un cursore né nulla. Per muoverci nella home infatti dobbiamo usare il solitissimo controller, perché è l'unica cosa che possiamo fare. Però se andiamo nelle impostazioni e vado adesso poi su mouse, come potete notare qui abbiamo la scritta: il puntatore verrà visualizzato solo nei giochi e nelle app che supportano il mouse e bla bla bla. E abbiamo la velocità del puntatore, così posso andare tra virgolette ad abbassare i DPI del mouse da software. In che senso vi chiederete però voi, Xbox è diventata un computer? Nel senso che adesso se io vado su Microsoft Edge, con l'ultimo aggiornamento è diventato esattamente Microsoft Edge, tale e quale a quello che abbiamo su Windows 10, e quindi si basa anche in questo caso su Chromium. Ed è una cosa meravigliosa, perché se io per esempio adesso andassi a muovere il mouse, come potete notare abbiamo il cursore qui sopra che ci permette di navigare. Personalmente mi piace anche il cursore così. E se adesso per esempio sulla tastiera vado a scrivere sus, voglio il tapiro di striscia, perché ho collegato il cavo della tastiera al computer e non all'Xbox, grazie. Rifacciamo quindi: se io vado nella barra di ricerca e andassi a scrivere sus amogus, da come potete notare il tutto quanto funziona, e appunto io sto scrivendo sulla tastiera. E voi vi direte sì, va bene, è un browser, nel senso, ok, cosa cambia? Cambia che adesso tutto quello che facevate prima su Chrome, su computer, potete farlo adesso sulla Xbox. Per esempio una cosa banalissima: guardare YouTube, c'è l'applicazione di YouTube sull'Xbox, ma fa cagare. E di conseguenza se io adesso andassi sul sito qua di YouTube, da come notare abbiamo la stessa e identica interfaccia che abbiamo appunto sul computer. E questa cosa è stupenda, perché la navigazione è un sacco meglio di quella che abbiamo col controller, che è una cosa abortica. E probabilmente tra un calcio nel culo e usare il controller sul browser, probabilmente il calcio in culo lo prenderei 100-100. E lo credo bene. Mentre invece così direttamente io sto scendendo con la rotellina e sto navigando direttamente così. Vado per esempio a mettere Inter Juventus. Adesso da come notare posso tranquillamente andare a visualizzare tutto. Posso tranquillamente andare a guardarmi le partite, la serie E va anche fluido. Oltre a usarlo per YouTube, possiamo anche usarlo per un'altra cosa bella, ovvero i classici filmoni in streaming, che prima sull'Xbox erano una rottura di coglioni. Infatti vado a cercare alta definizione, vado a cliccare sul link, mi porta qui, e da come potete notare adesso sono su alta definizione con una semplicità della madonna. Ci ho messo 3 secondi. Con questo ci avrei messo un secolo. Ad esempio abbiamo il gioco del calamar. Se io clicco qua e vado a chiudere l'unico annuncio che mi si apre, boom, continuo a guardare con pubblicità, ok, boom. Molto semplicemente, così io mi posso guardare film, serie, quello che voglio. Molto easy. E unica roba, non ho capito perché tipo è più piccolo la schermata browser rispetto a come dovrebbe essere. One eternity later. Nascondi bordo. Per usare lo schermo TV intero, per deseleziona la casella controllo delle app, possono aggiungere un bordo in impostazioni. Andiamo pure a toglierlo. Le app possono aggiungere un bordo. Se io adesso vado a disattivare questa opzione qua, in teoria torno su Microsoft Edge. Oh, finalmente ho tolto il bordo.
Questa è tantissima roba, perché sembra veramente di essere su un computer, o quell'interfaccia lì che è una meraviglia. Possiamo anche usarlo per esempio su Telegram, andando su Telegram web, cosa che prima si poteva fare ma era una rottura di coglioni. Posso anche scrivere il numero di telefono direttamente dalla tastiera, che è la cosa più comoda del mondo. È molto molto easy, sono dentro Telegram. E quindi per esempio se volete andare sul letto o cose simili, basta che vi comprate uno di questi kit qua della Logitech, che per queste robe qua secondo me sono il top, come ho usato Linus, ma noi siamo low budget. Perché per esempio adesso io qua sono nel mio gruppo Telegram e posso andare veramente a fare tutto come se io fossi su PC. Però da come notare funziona tutto. Se guardo anche qui funzionano anche gli sticker. Posso per esempio andare a mandare un Jake bellissimo. In più se usate Telegram per guardarvi anime, serie TV, dai canali Telegram potete tranquillamente andare a fare quello che volete. Per esempio se adesso volessi andare così, un anime completamente casuale, vi giuro che non l'ho preso perché Data Live, se volessi andare a vedermi l'episodio 1 di Data Live, basta che clicco qui sopra, parte da Telegram direttamente sull'Xbox e funziona davvero. Posso anche metterlo in full screen e boom, esattamente la semplicità con cui posso fare le cose su computer. Questa cosa qui è veramente incredibile. Posso anche andare a usare l'Xbox per andare a comprare qualcosa su Amazon per esempio. Basta che vado a cercare Amazon, basta che vado su Amazon.it, lui mi porta appunto sul sito di Amazon e posso andare a comprare direttamente dall'Xbox su Amazon. Io adesso qua vado a cercare così cuffie gaming, perché Stretched mi ha chiesto un paio di cuffie da gaming e io guardo qua, ho tutte le cuffie da gaming che posso tranquillamente andare a comprare. Posso anche andare ad aprire più schede e posso anche addirittura farci i compiti sull'Xbox. Avete la scusa, siete tipo così: peggioramento, non ho più di sì, non ho più di sì. E poi entra vostra madre puntualmente e vi dice: spegni quella roba e vai subito a fare i compiti. E voi gli rispondete: mamma, io sto facendo i compiti. Per esempio dovete fare una presentazione, vi basta cercare PowerPoint online e ho tutte le cose che ho nel mio cloud. Dovete fare una presentazione, PowerPoint, molto semplice, nuova presentazione, sono su PowerPoint e sono ancora nel browser dell'Xbox, sono ancora qua. Cioè se io premo questo sono nel menu Xbox. Posso anche tranquillamente andare a usare Word se devo fare relazioni, documenti o cose varie. Presentazione sus amogus. E funziona tutto. Posso tranquillamente anche qui andare a... sta cazzo di tastiera di... fatemi andare a vedere nelle impostazioni se riesco a togliere sta roba qui della tastiera che mi fa girare abbastanza le palle. Una cosa che magari tutti vorrebbero fare è usare Discord direttamente qui sopra. Caricare Discord qui sopra la vedo un po' difficile, apriamolo pure nel mio browser. Accediamo al mio account di Discord e boom, sono su Discord all'interno di Microsoft Edge sulla Xbox. E posso scrivere tranquillamente: ciao, sono su DS su una Xbox. Boom, e funziona, se non che appare sta dannata tastiera. Se io vado nella mia pagina del bot e vedo: oh guarda, c'è un video nuovo di meme, è bellissimo, andiamo a vederlo. Si apre il video. La foresta dei cazzi volanti, nanno. Consenti, utilizza mic. Ok, mi si sente in teoria. Hello guys. Salve, mi sente? Lo sento. Se ti dico che sono su Discord sulla Xbox. In un momento di confusione temporanea. Mi senti? Ah no. Funziona tutto quanto finché non vado su un'altra scheda. Di conseguenza anche se chiudo il browser, quindi in teoria non va più. Evidentemente in background le tabs si chiudono perché ancora non è tutto ben ottimizzato. Stessa cosa, non possiamo usare Discord per andare a giocare per esempio a giochi vari. Not good. Ma già che ci siamo, proviamolo sto cranker.io. Chiudiamogli tutto, perché se va cranker è la vita. No raga, non avete idea. Sto letteralmente giocando a... No. Perché ho una pistola? Ma cos'è? Gioco delle armi. Ma voi siete seri che Cranker sta girando e gira? Che fluido Cranker! Fammi fare una kill! Cranker funziona davvero? Ok, kill. Non ci avrei puntato un euro che funziona. Com'è possibile? Non muore quello! È una mitragliatrice questa, non è una pistola, raga. Non è una pistola, è una mitragliatrice col mouse della Mars. E lo credo bene. In teoria posso andare a giocare agli emulatori online delle cose anche, oltre a fare tutte le ricerche, i compiti, lo streaming e le cose varie. No raga, no, giuro che se funziona. No vabbè, ma stai scherzando. Non posso muovere perché la tastiera fa schifo. Oddio, va col controller. Perché da gamepad disconnect dall'infinito? Funziona però, sto giocando a Mario col controller. Sta laggando tutto l'audio. C'è la musica che tipo rallenti. Però Mario gira. Forse se lo mettessi in full screen.
No, però sì, tutte le volte che dai, però funziona quasi. Però posso giocare solo con il gamepad disconnected lì davanti per sempre. Ma ehi, sto giocando a Super Mario emulato sopra all'Xbox. Gira anche quasi bene. Dai, dai, dai che ci siamo quasi. Il primo livello. Ho finito il primo livello di Super Mario sopra all'Xbox. Mario 64 ovviamente non sarà mai quello vero, perché è troppo pesante per girare come giochino sul browser. 2 hours later. Non ci posso credere. Funziona con WASD, non ci credo. Raga, funziona con WASD. Sta funzionando con WASD. Funziona davvero. Sto giocando a Mario 64 emulato su un Xbox. Ci rendiamo conto della cosa? Dopo aver visto Mario direi che avete avuto un'idea più che ampia delle potenzialità di sta roba. Ah no, non vi è bastato ancora. Va bene. Ok. Ok. Va bene. Why not? Non si può far vedere questo, vero? Signori, anche per quest'oggi è tutto. Spero che appunto questo video vi sia piaciuto. Se così fosse, invito ovviamente a lasciare subito un bel pollice in su qua sotto per supportare questo video e il canale. Fatemi sapere la vostra qua sotto nei commenti, perché sono stracurioso di sentire cosa ne pensate di questa cosa, perché a parer mio ha delle potenzialità incredibili. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, per non perdermi nessun altro, vi invito ovviamente a iscrivervi, anche ad attivare la campanella delle notifiche cliccando sul bottone rosso. Se iscritto, iscriviti, che trovate qua sotto, che è importantissimo, per non perdervi nessun nuovo video di questo canale. Ricordo che se volete parlare con me, avete domande, consigli o altro, in descrizione trovate il link a tutti i miei vari social network, ovvero Instagram, Telegram e Discord. E detto questo, signori, come sempre non aggiungerei nient'altro. Noi ci becchiamo come al solito ad un prossimo video. Ciao ragazzi.